Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto, manco a dirlo, da Virseu. Parte il suo diritto, gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine. È finito! Ha fatto gioire, ha fatto discutere, ha fatto esultare, ha fatto divertire, ha fatto fare festa. Lui che è stato prima il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Avellino e poi collaboratore, lui che è un napoletano doc ma che ha il bianco e il verde nelle vene. Oggi parliamo del mito tra i più miti di tutti, ovvero Raffaele Biancolino. Raffaele Biancolino nasce a Napoli il 14 agosto del 1977, dà i primi calci ad un pallone nel campetto della chiesa insieme ai suoi amici con un sogno nel cassetto, quello di diventare un calciatore ammirando l'emblema del calcio di quei tempi, ovvero Diego Armando Maradona. Raffaele da bambino è un ragazzo che giocava nel campetto della chiesa, nel campetto del rione, il rione dove sono cresciuto, un rione in provincia di Napoli, più che provincia, quasi centro, perché vengo da Rione Amicizia, verso l'aeroporto di Napoli. Un ragazzo che il sogno del cassetto era quello là di diventare un calciatore professionista, cresciuto con dei idoli, più che altro, dei idoli come Maradona, come tutti sappiamo, conosciamo, sono cresciuto con Maradona e con la voglia di diventare un calciatore. I miei genitori, diciamo che sono i primi, più che altro mio padre, è stato il primo che credeva in me. Le prime volte mi vogliava lui ad andare a fare l'allenamento, ad andare a giocare, perché tu sai che i ragazzi dopo una certa età, sai, cerchi di pensare di fare qualche altra cosa, però lui è stato bravo ad portarmi su quella strada. Giuliano, Leffe, Fidelisandria, Taranto e poi Chieti, soprattutto Chieti, dove nel biennio in cui resta in Abruzzo si mette in evidenza in Serie C. Poi il destino lo metterà di fronte ad una scelta, possiamo dire così, Benevento o Avellino, ma contro i Lupi dovrà giocare, manco a farlo apposta, il giorno dopo. Chieti, ho fatto 2 anni, ti devo dire la verità, sono stato bene con i tifosi, con la gente, con la piazza. Diciamo che è stato il trampolino di lancio per farmi conoscere dall'Avellino, perché io dopo una partita Avellino-Chieti sono stato ingaggiato dall'Avellino. Diciamo che quella è stata la mia fortuna per farmi vedere nel mondo del calcio. C'era la possibilità di andare a giocare nel Benevento. Ricordo che noi stavamo in ritiro all'Hotel Serino, venne il mio procuratore, mi disse: guarda Raffè, c'è la possibilità, ci stanno 2 squadre che ti vogliono, c'è la possibilità che vai a Benevento o ad Avellino. Faccio: come Avellino? Noi giochiamo domani. Fa: sì, ti hanno proprio chiesto se
se c'hai voglia, se vuoi andare a giocare nell'Avellino, faccio, guarda, pensiamo, facciamo la partita, poi dopo la partita vediamo un po' com'è la situazione. E ricordo che durante quella partita c'erano dei calciatori dell'Avellino e mi diceva: guarda, ma tu, ma vai piano, fermati, che devi fare? Noi dobbiamo vincere il campionato, tu dopo la partita vieni a giocare con noi. Faccio, guarda, dopo la partita ne parliamo, io intanto gioco col Chieti, sono professionista e do il massimo per il Chieti. E così fu, a fine partita mi chiamò il dirigente dell'Avellino, Giuseppe Santoro, mi disse: guarda, ti vuole il presidente. Faccio, il presidente? Ma io, chi presidente? Pensavo il mio presidente. Mi chiamò, disse: no, c'è Casillo, ti vuole parlare. Mi ricordo, andai da Casillo tra fine partita, fuori allo spogliatoio dell'Avellino, disse due parole, mi ricordo: ma tu vuoi venire a giocare nell'Avellino? Faccio, sì. No, perché noi dobbiamo vincere il campionato. Subito, io faccio, ci proviamo. No, dobbiamo vincere. E così fu, diciamo, questa trattativa. Però alla fine già era tutto fatto. Da quello che avevo capito, le società già ci avevano un accordo. Entra in uno spogliatoio importante, formerà la coppia d'attacco forse più forte di quel campionato insieme a Gigi Molino. L'Avellino ha un nuovo bomber e Avellino ha un nuovo idolo. Io più da attaccante da sfondamento, come si diceva una volta, da prima punta, e lui era più un uomo d'aria, un attaccante d'aria, capito? Io, diciamo, ero quello che si prendeva più le botte, quello che faceva più guerra, e lui palloni sporchi te metteva dentro. Negli occhi di Raffaele Biancolino si legge una grande emozione quando si parla di Crotone. Allo Scida un'esplosione di gioia pazzesca dopo un incredibile testa a testa con il Pescara. Lì ci sarà la prima grande festa e la prima grande gioia di Raffaele Biancolino, che conquisterà la sua prima promozione di 4 in maglia biancoverde. Crotone si vedono, ci stanno le immagini, quello parlano tutte quelle immagini, tutta quella partita. Mai visto una squadra del genere, una città del genere fuori casa che va a prendere il campo della squadra locale. Gioia immensa, perché era il mio primo campionato che vincevo, il mio primo campionato da tra virgolette protagonista. Ricordo tutte quelle persone a Crotone, 10-15 mila avellinesi a Crotone, la festa di ritorno, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta. L'anno dopo non va tutto per il verso giusto, con Zeman non scocca la scintilla e Biancolino va via, direzione Venezia. C'erano delle cose che a me non mi andavano giù, lui si sa, l'allenatore che conosciamo tutti, c'ha il suo carattere, io il mio. Ti ripeto, come ho detto prima, mi prendo tutte le mie colpe per non aver, come devo dire, giocato in Serie A, ma anche questo fa parte del mio carattere, che quando mi mettono i paletti, tra virgolette, o le regole, io le accetto fino a un certo punto. Poi dopo, quando vedo che sono regole che non si possono mettere, sinceramente mi faccio valere. Successivamente il ritorno ad Avellino, Biancolino non esita a rivestire i colori biancoverdi, il richiamo degli amici e dei compagni di sempre è troppo forte. Ricordo, mi chiamo Pavarese, mi ricordo, era un... No, prima mi chiamo Dalcin, in sede, e io sentivo questa... perché comunque i contatti qua con l'Avellino non l'avevo persi, mi sentivo con Moretti, perché Moretti l'ho conosciuto in ritiro con l'Avellino, con Zeman, Puleo, poi c'era Puleo che per me è un fratello, è una persona stupenda, mi ricordo che Puleo mi chiamò, che era in... mi sembra che era un Rimini Avellino di lunedì sera. Chiamo io a lui, faccio, guarda Simo, c'è la possibilità, forse, da quello che ho sentito, che ritorna all'Avellino. Fa, ma Raffa, non ci credo, ma veramente. Faccio, sì, però mi raccomando, stasera non perdete, sennò questi ci staccano, dopo è dura vincere il campionato, perché il Rimini è una buona squadra. Fa, non ti preoccupare, anche un pareggio, cerchiamo di far risultato stasera. Mi ricordo che 0-0, 1-1,
un Rimini Avellino. E ricordo che il Daccini mi disse: guarda, c'è la possibilità, o tu o Ginestra andate ad Avellino. Faccio: guarda presidente, fammi ritornare, poi andai ad Avellino. Fa: come? Ma sei sicuro? Faccio: sì, sì. Allora vediamo. Ma mi fa: guarda, parliamo con Fedele e vediamo un po' quello che si può fare. Comunque poi Fedele si mise a parlare con l'Avellino senza dirmi niente, così. Le festività di Natale, mi chiama Fedele, mi fa: guarda Raffaele, puoi venire allo studio che ti devo parlare. Faccio: vabbè, che da, ci vediamo, vengo allo studio e parliamo. Arrivo al Napoli, vado al Vomero, faccio le scale a piedi, salgo su, mi apre la porta Gigi Pavarese, il direttore. Mi fa: posso mai dimenticare, c'avevo un pantalone tutto strappato, io fa vicino a me: ma che è successo? Ma che è? Hai litigato con un cane, non mi ricordo che disse. Fa: sei pronto? Che dobbiamo fare? Faccio: direttore, ma come? Tu devi venire a Avellino, dobbiamo vincere il campionato. Faccio: wow, dobbiamo vincere il campionato. Ma ci stai in Napoli, nel girone del Napoli? Fa: sì, perché c'hai paura? No, è più bella ancora. Fa: allora dai, entra, firma che ti devi venire a allenare, che ritorni ad Avellino. In quel girone però c'è la squadra della sua città, ovvero il Napoli di De Laurentiis, candidato numero uno per il salto di categoria. Nel match di andata al Partenio, in campionato biancolino, andrà anche a segno ed esulterà in maniera particolare. E ci spiega anche il perché. Quel balletto fu che prima della partita stavamo all'hotel a Solofra, stavamo nella hall, allora si parlava con, stavamo io, Rastelli, Ametrano, Giovanni De Cristofre che era il team manager. Allora tu domani che fai, che non fai, tu c'hai paura, tu non c'hai paura, tu domani si perde, sai, stavamo parlando tra amici, da calciatore là, e ricordo che Rastelli mi disse: no, io se faccio gol esulto. Fai bene Massimo, facciamo, ma perché se tu fai gol non esulti? Faccio: guarda, sì, perché non devo esultare, sì, sono di Napoli, sono tifoso del Napoli, però non ho mai giocato nel Napoli, penso che non manco di rispetto a nessuno. E che fai, che non fai? E il team manager De Cristofre, Giovanni, mi disse: guarda, fammi pensare, stasera ti faccio vedere io quello che le esultanze che devi fare, sai, il pitone, vediamo, mo ci penso stasera e domani ti faccio sapere. Oh, il destino ha voluto, Rastelli, Biancolino, tutti e due gol. E proprio contro quel Napoli l'Avellino si giocherà i playoff per la Serie B. Ancora gol di Biancolino nel match di ritorno, forse quello più importante in quella stagione. L'Avellino conquista la promozione in Serie B grazie ad una squadra di veri uomini. Le partite del Napoli sono arrivate, sono testa a testa fino alla fine, nessuno ci dava per vincitori, ci davano tutti per perdenti, qualcuno tra virgolette ci dava per venduti, però alla fine abbiamo dimostrato chi erano veramente i giocatori dell'Avellino, chi veramente amava questa maglia, ma più che altro uomini, abbiamo dimostrato di essere uomini. Quello è stato un attimo, il destino ha voluto che quella palla doveva passare in mezzo a quei due o tre calciatori. È stato bravo D'Andrea a farmi blocco sul calcio d'angolo, Simone a far passare quella palla, diciamo, è andata tutto bene, è andata tutto bene, il destino ha voluto che io dovevo fare gol. Qualcuno dice: guarda, ti sei messo paura, qualcuno... no, sinceramente no, però per evitare altre...
altri malintesi, altre cose, ho preferito non esultare. Però il mio dovere era quello là di far gol e di vincere. Quella partita si può ripetere altre 10-20 volte, vinciamo sempre noi. Eravamo troppo forti, ma più come ho detto prima, eravamo uomini, mentalmente eravamo molto più forti degli altri. Eravamo, come ti devo dire, una famiglia, ma poi ti do la verità, eravamo delinquenti da campo. Eravamo delinquenti da campo, era difficile vincere contro quella squadra, era molto difficile. È capitato il Napoli, quella partita, ma poteva essere chiunque. L'Avellino da quella Serie B poi retrocede, Raffaele Biancolino rientra in campo dopo l'infortunio al ginocchio ed è incontenibile, realizza 26 reti, capitano, trascinatore, insomma, davvero un po' di tutto. Quella sarà la stagione più prolifica, più brillante, più bella, più emozionante della sua carriera, che culminerà in una promozione altrettanto strepitosa. Anche se sono tornato alla settima di campionato, mi sembra, sono rientrato alla sesta, la settima, sì, con la Juve Stabia, con una doppietta, però chi giocava al posto mio, diciamo che, tra virgolette, non faceva sentire la mia presenza, diciamo. C'era Evacuo, c'era Grieco, che fino a quel punto avevano fatto, mi sembra, 5-6 gol Grieco, 7-8 gol Vago, non mi ricordo, Vago il giorno di andata fece 14 gol, e Griego 8-9 gol. Diciamo che era una coppia ben... Ah, e poi non ci dimentichiamo di Moretti, che lui era, diciamo, era terzino, ma era attaccante, perché quando vedeva, dopo che avevamo fatto gol noi, mi veniva vicino e mi diceva: guarda, hai fatto gol tu, ha fatto il gol Vago, Griego, ora devo fare gol pure io. Dice: guarda, Moretti, tu non lo devi far fare il gol, non è che lo devi fare per forza, ma pensa a non farlo fare, dice: no, io devo fare gol. E partiva, andava avanti. Era un attaccante, oramai lui si era messo in testa che doveva fare gol. In quella stagione, ti ripeto, ricordo che venivo dall'infortunio, venivo da un intervento sempre al ginocchio. Sono rientrato contro la Juve Stabia, mi ricordo che Evacuo... mi sembra che ha preso doppio cartellino, non ricordo, tra il primo e il secondo tempo. Sono rientrato al posto di Felice, ho fatto una doppietta e ricordo che il martedì agli allenamenti dovevamo andare a giocare a Teramo. Lo vedevo che mi faccio: guarda, pensavo, dice: guarda, non gioca Evacuo, penso che devo giocare io. Giochiamo io e Greco davanti, visto che non ci sono attaccanti, c'è Ascenzi, Marco Ascenzi. Ho provato il martedì, il mercoledì, faccio bene il gioco, il giovedì Garderisi non mi fa giocare, non mi mette nella formazione titolare, faccio: vabbè, strano, forse mi vuole caricare. Arriviamo il venerdì e non mi prova, vado vicino a Metrano e faccio: ma non ho capito, ma non gioca, ma veramente non mi fa giocare, fa, non lo so, Raffa, credo che non ti fai giocare. Comunque non finisco neanche l'allenamento, prendo e me ne vado dentro. Mentre la squadra si allenava, perché avevo capito che non mi faceva giocare. Sempre, come ho detto prima, con la testa un po' strana, me ne vado dentro lo spogliatoio. Arriva Calderisi e fa: Raffa, ma perché te ne sei andato? Faccio: no, me ne sono andato perché da quello che ho capito non mi fai giocare. Fa: no, chi l'ha detto che non ti faccio giocare? Fa: no, secondo me non mi fa giocare, mister. Fa: no, ma io sto valutando, sto vedendo, vediamo domani, no? Non ricordo bene che disse. Comunque venne a Metrano, mi disse: diciamo, Raffaele, è venuto il mister. Faccio: che ti ha detto? Dice: guarda, Raffaele, ma tu che preferisci? Raffaele al 50% con una gamba o Ascenzi al 100%? A Metrano mi disse: mister, il pidone al 50% con una gamba. E ricordo che quella partita ho giocato, poi ho iniziato a giocare sempre, ho fatto pure gol, abbiamo pareggiato. E a Metrano mi disse: mister, hai visto un po' ora se è meglio Biancolino al 50%? Contro il Foggia la bellissima rete di Rivaldo rispedisce l'Avellino in Serie B e regala a Biancolino la terza vittoria dalla Serie C in biancoverde. Per il pitone in quella partita un gol e un calcio di rigore procurato.
quella situazione, guarda, ma se tu vedi neanche lui sa. Io ho parlato con Rivaldo a fine partita, mi disse vicino a me: Raffa, non lo so, io non ho mai tirato di sinistro, mi è venuto questo tiro a volo, ma infatti così, lui tutto destro, poi non giocava mai, si vedeva che c'era qualità, però l'allenatore non lo vedeva. Diciamo per fortuna nostra è uscito quel tiro al 92esimo, 90esimo. Un po' di sensazione di non vincere. Non ti nascondo che durante la partita, perché a un certo punto poi hanno iniziato a scendere i tifosi, e sinceramente pensavo: ma dove vado dopo? Se le cose non vanno come devono andare, dove vado? Che gli diciamo a tutte queste persone? Perdere una finale in casa è una cosa pesante, da digerire. E durante quella partita, durante quei minuti finali, perché vedevo che alla fine non si riusciva a far gol, perché ogni palla che arrivava in area del Foggia veniva tirata fuori subito dai difensori. Infatti dopo il gol ci siamo sbloccate, la partita è finita 3-0. Barbiere, come ho detto prima, per l'Avellino faccio questo ed altro, perché ci tengo tanto a questa maglia, a questa città, è una gioia immensa. Raffaele, stamattina nel ritiro di Solofra c'erano centinaia e centinaia di tifosi e tu eri già quasi in lacrime per questa partita. Hai voluto esserci a tutti i costi? Anche con piccoli fastidi, ma alla fine io ci tengo a queste persone, ci tengo a questa piazza, anche con una gamba vado sempre in campo. Raffaele, questa è la tua terza promozione in Serie B, davvero una gioia indescrivibile, difficile dire qual è la più bella, ma quella odierna come la ritieni? Ma guarda, questa sinceramente diciamo che è una delle più belle, perché è stato un anno di sofferenza, un anno di stress tra infortuni e roba varie, contestazione diciamo un po' diciamo giusta, però alla fine siamo riusciti alla grande. È stato il campionato dell'Avellino, ma è stato soprattutto anche il campionato di Raffaele Biancolino. No, questo è stato poi il campionato degli uomini, perché questa squadra ha dimostrato che c'ha le palle fino alla fine. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. L'anno successivo non è semplice, problemi societari per l'Avellino Calcio che spingono i vari Evacu, Grieco, insomma trascinatori ad andare via dall'Irpinia. Biancolino invece va al Messina, successivamente andrà a giocare nel Salerno Calcio, lo chiamalo Tito, una scelta che ha fatto discutere davvero tanto. Biancolino è stato molto contestato qui ad Avellino, ma il pitone ci tiene a spiegare il perché di quella scelta. L'Avellino ritorna con i problemi, diciamo che si doveva cambiare, secondo me si doveva cambiare dalla A alla Z, perché sono iniziati i problemi già dal ritiro, cambio di allenatore, venne esonerato Vavassori, arrivò Sarri e se ne andò Sarri. Poi andammo via io e Felice, Grieco. Diciamo che si è iniziato un po' a rompere il giocattolo. Da là sono iniziati i problemi, qualche problema societario. E alla fine sono andato a Messina. Felice è andato a Frosinone, Grieco non mi ricordo dove, mi sembra a Monza, problemi societari, cambio allenatore, e già là si iniziava a capire che le cose non andavano bene. Ma una parentesi tra virgolette fa parte del gioco, fa parte della vita, ti ripeto, posso come devo dire, a mente fredda posso dire: guarda, sono stato scemo, non dovevo accettare, oppure dovevo accettare, ho fatto bene. Uno poi dopo pensa tante cose, però come dovevo pensare io, tra virgolette, a non andare a Salerno? C'era la possibilità che qualcuno poteva anche dire: guarda Raffè, puoi venire,
perché i contatti ci sono stati prima. I contatti ci sono stati prima, però non sono stato mai accettato, tra virgolette, per ritornare ad Avellino, anche facendo sforzi economici, abbassarmi il contratto, con un anno di contratto, con tante promesse, vieni, non vieni, vieni, non vieni. E là sinceramente l'ho preso più come ripicca, tra virgolette, l'ho presa più che altro come quando tu sei troppo innamorato di questa ragazza, tra virgolette, della fidanzata, e sai che questa è lei, e tu per fargli dispetto la tradisci, dici guarda sì, sono andato con la tua migliore amica. Io l'ho presa più come un dispetto, perché lo sanno bene a Salerno tutto il mio amore e tutto il bene che ho per questa piazza e per questa maglia. Poi da napoletano lo sanno benissimo, l'ho dimostrato dal primo giorno che sono andato a Salerno, tutto il mio amore, l'ho dimostrato a Salerno con i fatti e con le parole, dicendo che sono napoletano, sono tifoso del Napoli, ma sono anche avellinese e tifoso dell'Avellino, vivo ad Avellino. Però sono professionista, vado in mezzo al campo e faccio quello che devo fare. Ti ripeto, per me è stato più una cosa di ripicca, però è stata capita male. C'erano state anche prima altre trattative, ma questo, ti ripeto, sono stato preso in inganno. Sai quanti appuntamenti ho fatto con i dirigenti che c'erano prima che andavo a giocare a Salerno, con qualche dirigente vecchio, qualche socio che era in società, e faceva guarda, fammi tornare, non è un problema economico, faccio guarda, io firmo quando volete, sul senza squadra voglio tornare ad Avellino, fa sì, oggi domani, però non mi hanno mai chiamato a dire guarda, torna. Mi ricordo che c'era, prima che prendevano Zigoni, chiamo una persona, un dirigente, non voglio fare nome, era a Milano, faccio guarda, mancano un'ora, due ore che si chiudeva il mercato, faccio guarda, fammi tornare, sono senza squadra, voglio tornare a Avellino, voglio vincere il campionato, fa no Raffaele, guarda, aspetta, mo vediamo, così colà. Dopo l'ennesima promessa, presero Zigoni. Mi chiamò un socio, mi disse guarda Raffaele, io ho fatto tutto il possibile, però qua c'è la porta chiusa, non vogliono sapere niente. Faccio va bene, ok, non mi vogliono, adesso mi tocca trovare squadra, spero di trovare squadra. Infatti ero disoccupato, mi allenavo con l'equipe Campania, il mio dovere l'ho fatto, ho aspettato fino all'ultimo, però l'Avellino non mi ha chiamato, e da là poi ho avuto questa chiamata da Lotito. Però ti ripeto, più da come ripicca, io sono andato a Salerno, per, come ho detto prima, come due fidanzati che si lasciano, e tu sai che per fargli dispetto devi uscire con la sua migliore amica. Nella stagione 2012-2013 Biancolino torna per l'ennesima volta ad Avellino. Ad attenderlo sulla panchina in qualità di allenatore c'è il suo ex compagno nonché amico Massimo Rastelli, ma l'accoglienza per Raffaele Biancolino non è proprio come si aspettava. Io sono a posto con la coscienza, perché poi dopo ho dimostrato ancora una volta di anche prendermi gli insulti e mettermi ancora una volta un'altra città contro, tutto il bene per questa città e per questa maglia, ritornando alle condizioni che diceva la società. Io sono venuto, ho firmato grazie a Taccone, grazie ad Enzo De Vito, a Iacovacci, che mi hanno riportato in questa città dove mi ha dato tanto e ho dato tanto. E ho dimostrato anche firmando in bianco, ho detto guarda, a me non c'è nessun problema, io vengo perché devo vincere da Avellino. Le persone che innanzitutto
grazie a tutti, grazie anche a chi mi contesta, perché non c'è nessun problema, anzi queste cose mi fanno ancora più forte di prima, ancora più forte di... Mi fanno ancora più forti dell'ultimo campionato che ho fatto con l'Avellino. La scelta, poi chi dice che sono vecchio può darsi, ma sarà sempre in campo a decidere e a vedere, poi quando è l'ultimo vediamo quello che chi ha ragione. E da lì è iniziata questa avventura nuova, con la contestazione poi, con la contestazione alla presentazione, ma io già lo sapevo, ti ripeto, per me non c'è mai stato un problema o tra virgolette paura di ritornare, anche aver indossato quella maglia, che tra virgolette sono nemici. Non avevo nessun problema di ritornare, sapendo di prendermi tutte le proprie responsabilità e tutti gli insulti, però sapevo che alla fine vincevo. Fa coppia con Castaldo, i due si contendono lo scettro di miglior realizzatore dell'Avellino. Con Gigi un ottimo rapporto sia in campo che fuori dal campo, un ragazzo eccezionale, un ragazzo umile che si metteva a disposizione, sapeva come farsi valere e l'ha dimostrato anche nel passare del tempo, ha dimostrato negli anni che tutto il proprio valore. E quella stagione non inizia nel migliore dei modi per il Plutone, relegato in panchina all'inizio, realizza un gol importantissimo in casa contro la Nocerina che darà il via ad una promozione incancellabile, la promozione che poi verrà conquistata sul campo di Catanzaro, e le lacrime di Raffaele Biancolini in panchina in quella data storica non si dimenticheranno mai, sono sintomo dell'attaccamento alla maglia. Io quell'anno non pensavo a far gol, io tutto pensavo tranne a far gol, pensavo a vincere il campionato. Per me non era il problema di fare uno, due, tre gol o quel che sia, l'importante è che si vincevano le partite. Ricordo che, perché c'erano tante partite che potevo fare tanto di più, ma più che altro per una cosa personale, però se tu ti ricordi una partita Sorrento-Avellino che è finita 0-3, c'è stato un rigore, ho fatto tirare un rigore a De Angelis, che io già avevo fatto gol. Allora, aveva fatto gol Gigi Castaldo, avevo fatto gol io di testa, rigore. Se era un altro periodo, il rigore non lo facevo tirare nemmeno mai. Allora, poi io ci avevo fatto gol, dovevo fare il secondo gol, perché pensavo a fare il capocannoniere, pensavo a fare qualche gol in più. Però ho pensato il gruppo più che altro. Quell'anno pensavo più a fare il gruppo e a vincere il campionato, perché il mio obiettivo era quello là di mantenere la promessa che avevo fatto in conferenza stampa, a dire io sono tornato ad Avellino per vincere il campionato, e l'ho portato a termine fino alla fine. Biancolino resterà in Serie B, ma per lui ci sarà poco spazio. Un episodio però lo segnerà definitivamente in quella stagione. L'Avellino si gioca agli ottavi di finale di Coppa Italia allo Stadium contro la Juventus. Massimo Rastelli, il suo ex compagno, il suo amico, non lo schiera nemmeno per un minuto. Un affronto per chi a quei tempi era il miglior marcatore della storia dei lupi. Vedevano la carta d'identità e il mio rammarico più grande è stato quello. Biancolino è stato giudicato per l'età, ma non per quello che faceva vedere negli allenamenti o per quello che aveva fatto, non voglio dire per quello che aveva fatto prima, perché a me non piace parlare di quello che già avevo fatto, io pensavo al presente, e Biancolino veniva giudicato per quello là che era vecchio, per quello là che non ce la faceva. Sono stato ripagato male. Però questo fa parte del gioco, fa parte dell'essere uomo. Io mi reputo uomo, poi per gli altri non lo so. Prima di quella partita ero, come hai detto tu, era normale giocare anche un minuto, due minuti o quel che sia, basta la presenza per far vedere, perché c'erano giocatori che sinceramente, senza offendere nessuno, non erano né nessuno, non avevano mai fatto niente con l'Avellino. Calcisticamente. Allora ero troppo convinto di giocare. Qualcuno mi ha dato del pazzo dicendo guarda, secondo me tu dovevi andare a parlare prima con l'allenatore, fargli capire che tu dovevi giocare. Faccio no, perché dovevo andare io dall'allenatore? Non l'avevo mai fatto
negli anni prima andare a parlare dall'allenatore a dirgli guarda mi devi fare gioco perché lo devo fare adesso. Ognuno è padrone di fare quello che vuole, le proprie scelte, poi per me non c'è nessun problema. Sarà sbagliato, avrò sbagliato a non andare da Rastelli o dalla società a dirgli una cosa del genere, però non credo che non gli è passato nella mente a uno dei dirigenti o all'allenatore una cosa del genere, una partita così importante per, tra virgolette, per chiudere la mia carriera, perché sapevo che se non era quell'anno, l'anno dopo dovevo smettere. Allora per chiudere la mia carriera bastavano anche 5 minuti, 2 minuti per giocare in quella partita. Io non voglio offendere nessuno, ognuno, come devo dire, è padrone di decidere quello che vuoi. Però ti posso dire una cosa, che io sono un uomo. Poi per tutto il resto oramai è finita, non ci penso più. Dopo quella partita non pensavo più neanche più al record, non pensavo più a niente. Per me, dopo quella partita, ho detto, per me è finita. Non voglio sapere più niente. Record, promozioni, calcisticamente, Biancolino calcisticamente quando mette le scarpette e tutto il resto non vuole sapere più niente di quello che ho fatto o quello che sarà dopo calcisticamente, perché poi dopo da quando smetto farò un'altra carriera e mi auguro di iniziare una buona carriera da dirigente, da allenatore, da quello che sia. Però ti ripeto, dopo quella partita Biancolino calciatore ha messo una fine, non pensavo più a niente, non ricordavo più niente, non ricordavo più quanti gol avevo fatto io nell'Avellino, quanti gol Castaldi mi mancavano per superarmi. Per me o era Castaldo, era chiunque, per me non era uguale, per me non valeva più niente di tutto quello che avevo fatto calcisticamente. Finisce la carriera calcistica di Raffaele Biancolino, una carriera ricca di gol e di soddisfazioni. Comincia una carriera da dirigente. L'Avellino di Taccone lo chiama come collaboratore per dare una mano allo spogliatoio. L'Avellino si salva sul campo, ma poi non riesce ad iscriversi al campionato successivo in cadetteria per una vicenda ormai nota in tutta Italia. Io sono venuto l'anno prima a metà campionato, anche se mi vedevo poco, che andavo più che altro in giro a vedere qualche partita sempre tramite l'Avellino, tramite il direttore Enzo De Vito e Massimiliano Taccone, che più che altro facevo da tramite, da osservatore, andare a vedere qualche partita, andare a vedere qualche giovane, gli portavo qualche relazione della squadra che dovevamo affrontare, e durante l'allenamento mi trovavo allo stadio. Poi l'anno dopo sono stato messo è stato fatto il contratto come collaboratore, però ero tornato l'anno prima. Un'esperienza che mi è piaciuta, mi ha aiutato tanto anche mister Novellino a farmi entrare con lui. Sì, un'esperienza bella, però finita male, più che altro. Finita bene sul campo perché ci siamo salvati, il nostro l'abbiamo fatto, però per tutto il resto male. Come l'ho vissuto? Male, da tifoso, vissuto male perché per una sciocchezza abbiamo perso una storia, abbiamo perso una categoria, adesso ci ritroviamo in Serie D senza neanche sapere, tra virgolette, come mai siamo falliti, no? Anche se non siamo falliti sulle carte, come mai abbiamo perso questa categoria. È un peccato perché è una piazza che non merita questa, una città che non merita tutta questa situazione. Oggi Raffaele Biancolino vive ad Avellino e ama questa città dove ha un negozio di abbigliamento. Il suo messaggio ai giovani che vogliono diventare calciatori è questo. È quello là di non mollare, e di fare tanti sacrifici, perché la vita da calciatore sì, bisogna fare sacrifici. Non è vero che è tutto rose e fiori, quello che vedono, belle macchine, serate e robe varie. Quello che bisogna fare sacrifici, perché il calciatore, come devo dire, una volta il treno ti passa, se perdi il treno perdi veramente delle belle cose. Biancolino di oggi è questo qua, che a parte il negozio,
Vado in giro sempre a vedere partite, a vedere giovani calciatori, do una mano anche a qualche dirigente di qualche squadra che mi segnalano qualche giocatore da andare a vedere. Sono sempre in attesa di aspettare la chiamata giusta. Vediamo. Per Raffaele Biancorino parlano i fatti, le statistiche, i numeri, le belle pagine scritte con la maglia dell'Avellino. È un amore indissolubile con i Lupi, ci si è abbracciati tante volte ma ci si è anche lasciati tante volte, ma come si dice, si torna sempre dove si è stati bene. E quindi sprecare troppe parole per l'amore tra Biancorino e l'Avellino sarebbe anche superfluo e poco rispettoso. Inutile quindi stare a spiegare il perché Raffaele Biancorino rientra ufficialmente nei miti della storia dell'US Avellino. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Dirceu. Parte il suo diritto. Gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Dirceu a 4 minuti dal termine. È finito!